Nei prossimi 2 anni la Regione riuscirà a garantire l'attuale livello di spesa su politiche sociali, istruzione, innovazione, diritto allo studio e sostegno allo sviluppo, senza ricorrere a nuova tassazione. È quanto emerge dal rendiconto 2015 dell'ente, approvato a maggioranza dal Consiglio. Critiche le opposizioni che hanno lamentato l'assenza di programmazione. Il sottopasso di Corso Grosseto a Torino produrrà benefici all'intero sistema della viabilità torinese. Modificare il progetto oggi significherebbe perdere i finanziamenti e dover pagare penali. Lo ha ribadito l'assessore ai trasporti durante la comunicazione in aula richiesta dal Partito Democratico. È in dirittura di arrivo a Roma il decreto che ridefinisce i LEA, i livelli essenziali di assistenza. Le principali novità sono state illustrate in aula dall'assessore alla sanità. Tra queste l'aggiornamento degli elenchi delle malattie rare e di quelle croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione. Anche quest'anno il Consiglio regionale ha pubblicato l'Agenda Scuola, diario scolastico per gli insegnanti. Novità di questa edizione è la collaborazione con il Museo regionale di Scienze Naturali per promuovere e incrementare la cultura scientifica tra le giovani generazioni. Fino al 12 ottobre è allestita presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale a Torino la mostra artistico-letteraria Viaggiando tra i colori, colori del Piemonte e colori della poesia. L'evento, curato dal Centro Studi Cultura e Società, propone 26 opere. Viaggio di studio a Bruxelles per 32 studenti di istituti superiori piemontesi vincitori della 32esima edizione del concorso Diventiamo cittadini europei, organizzato dalla Consulta Europea. Un'occasione per conoscere le istituzioni comunitarie. Tornano sulla social TV del Consiglio regionale nuovi filmati storici dedicati al territorio piemontese grazie a un accordo con l'Istituto Luce. In questa prima serie ne sono stati selezionati 11, realizzati tra il 1949 e il 1964, che ci consegnano uno spaccato su società e costume negli anni 50 e 60.